Oggi sono riuscito in un'impresa epica. Durante l'allenamento sono riuscito a incastrare il mio allenatore Onk e sono riuscito a fargli spiegare i nomi delle gomitate. Perché ogni volta che faccio un allenamento giù in Italia, tanti di voi mi chiedono: Luca, come si dice questa gomitata in thailandese? Luca, come si dice questa ginocchiata in thailandese? Luca, come si dicono questi pugni in thailandese? io ragazzi non so neanche parlare l'italiano a momenti, però oggi mi è venuta un'idea e ho detto: perché non farglielo spiegare direttamente al mio allenatore Onk? Ora, qual è il problema? È veramente molto forte, è veramente molto grezzo, però quando lo metto davanti a una telecamera forse un po' si vergogna a parlare. Però oggi ci sono riuscito. L'ho preso di soppiatto e gli ho detto: spiegami le gomitate. E quindi sono riuscito a fare un piccolo video dove lui stesso mi dice delle gomitate e come si dicono in thailandese. Vi assicuro, ragazzi, che è stata un'impresa convincerlo a fare questo video. Fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di contenuti, che magari proverò a migliorare la situazione. Ah, come sempre, per me il vostro parere è veramente importante. Vi risponderò a tutti nei commenti. Ah. Ora inizia il video, ma prima della sigla. Oggi ragazzi, video con ospite d'onore. Siccome ogni volta che faccio gli stage mi chiedete sempre i nomi in thailandese, io ragazzi a stento so l'italiano. Quindi oggi abbiamo il maestro Kru Onk che ci spiegherà le gomitate thailandesi. Cioè, in realtà le gomitate della Muay Thai, ma come si dicono in thailandese? Quindi iniziamo con la prima. Innanzitutto, Kru Onk, how old do you start Muay Thai? Ciao. Aiutami. You start Muay Thai? Sì, sì. Sì, sip. Yeah. Tutti fermi, tutti, aspettiamo un attimo. Colgo l'occasione per togliere un altro dubbio. Quando tutti mi chiedono: ma come fai a comunicare con i thailandesi? Beh, questa è la mia vita. Io comunico così. Io parlo inglese molto molto male. Loro non capiscono l'inglese e rispondono a intuito. E io, di conseguenza, non capendo il thailandese, non capendo quello che dicono loro, rispondo anch'io di intuito. Poi in qualche modo arriviamo sempre a una conclusione. Però ad esempio ora, io gli ho chiesto quanti anni aveva quando ho iniziato a fare Muay Thai e lui mi ha risposto quanti anni ha in questo momento. E io che non capisco quanti anni lui ha in questo momento. È la mia vita. In qualche modo poi troviamo sempre come farci capire. Quanto sono Sisip? Posam. Ten years. Non, he start 9 years. A 9 years. You 9 years start Muay Thai. Now how old are you? Sisip. 40. 40, now 40. Cioè, ha iniziato la Muay Thai a 9 anni e ora ne ha 40. Prima era un combattente, ora da tanti anni è un maestro. Quindi, iniziamo con le gomitate. Elbow. Sok. Sok. Sokhat. Sok ti, sok fat. One by one. Ok. This gomitata frontale. Come si dice la gomitata frontale? Sok nat. Sok nat. Poi c'è la gomitata circolare. Sok tat. Sok tat. Sok ti. Sok katun. Sok kap. Sok kap. Boom. Jump. How long? Cavoloi! Ok, vi ha fatto aggiungere anche la ginocchiata. Sok ti. Sok.
Ragazzi, queste qua sono i nomi in thailandese. Ora vediamo se me lo riesco a far dire come si scrivono. Ve li scrivo in sottotitolo e in più vi aggiungo anche quelle in italiano, perché ora dobbiamo inventare i nomi in italiano. Perché quella così è quella a martello, quella così è quella frontale, quella così è quella circolare, poi c'è la comitata girata e questa la chiameremo comitata ascendente. Se voi conoscete altri nomi, fatemi sapere nei commenti, va bene? Per adesso la Thailand è tutto. Alla prossima. Tanti di voi il Kruong già lo conoscono, perché nelle mie storie su IG appare sempre. Se non lo conosci vuol dire che non mi segui su IG, e quindi mi raccomando, vammi a seguire. Di qua c'è il nome scritto di come mi chiamo su IG, vammi a seguire anche lì. Oh. Today thank you for the video. Very good. Thank you. Number one. Kruong number one. Yeah.